Buonasera, buon samurai per tutti, anzi diciamo buon tampone a tutti vista la nostra benedetta situazione attuale. Prima di iniziare il nostro colloquio, ricordo in studio abbiamo il presidente della Bushido Palestre, Lia Salvetti, nonché buonasera, buonasera maestro. Eccola, eccola, eccola. Subito so che Luciano Rocca, sempre da Bushido Palestre. Amici telespettatori, buonasera a tutti. E diciamo il sottoscritto, che è GSB, che conoscete. In regia abbiamo il nostro Caronte, alias Daniele Scala, anzi, no, Daniele Scala, alias Caronte, come volete. E siamo pronti. Prima di iniziare, volevo proporvi due parole del Dalai Lama. Se vuoi conoscere qualcuno, non ascoltare quello che dice, ma guarda quello che fa. Se dovessimo guardare a Roma per quello che fanno, saremmo rovinati. Ma a parte questo piccolo dettaglio, vediamo di parlare di cose importanti. Abbiamo capito che il decreto del primo ministro, il virus non viene a pranzo, ma viene solamente a cena. Difatti adesso tutto è chiuso perché il virus è in movimento. Quindi i galà si fanno la mattina alle 5, quindi prepariamoci per domani mattina un pirlo per tutti, come si usa qui a Brescia, giusto? A mio modesto parere, noi tutti ci aspettavamo che nell'ennesima conferenza del primo ministro, che non sta mai zitto, come dice una certa pubblicità dell'uccellino, avremmo immaginato che, visto il virus, ci si poteva accettare che i politici non continuassero a prendere gli stipendi attuali di quei quasi 15.000 euro al mese, ma che perlomeno o li riducessero o aspettassero a prenderli alla fine della pandemia. È certo un sogno, lo capisco che è un sogno, però non dimentichiamo che c'è gente che non prende gli stipendi. Noi, nell'ambito delle palestre, le palestre sono chiuse, le piscine sono chiuse, anche il tai chi non si può praticare, non ho capito come mai, più a solo del tai chi, penso che ce ne siano pochi, eppure, siamo diventati il settore che può essere dimenticato. Non sappiamo il perché di questa cosa, ma è così. Noi, nelle arti marziali, in particolare, non ci occupiamo solo di sport. Anzi, la parte sportiva è la piccola componente, molto piccola. L'agonismo, sì, è per pochi eletti. Quanti possono andare alle Olimpiadi? Certo, gli atleti professionisti a livello forze militari. Ma una cosa che ci addice che di nostra precisa valenza è la cultura. Noi facciamo cultura. Oggi la famiglia non insegna, la scuola lasciamo perdere, a parte i banchi con le rotelle, giusto, i trasporti, tutto organizzato, solo noi facciamo cultura. Noi siamo la base di un discorso sociale e futuristico per le nuove generazioni. Una volta c'era anche la leva militare, ma l'hanno tolta, perché era troppo difficile, troppo complicato. Quindi, cari ascoltatori, siamo qui a subire dei maltrattamenti indegni. Cosa chiede il nostro settore? Non chiede soldi, non chiede parole, chiede lavoro. La nostra gente vuole lavorare. È una parola difficile, lo so che posso capirlo, ma lavorare vuol dire credere nelle cose che si fanno. Lavorare vuol dire pensare al futuro e al beneficio di tutti. È questo che si vuole. Non vogliamo le manifestazioni che sono succedute con tutte le cose strane.
Vogliamo solamente che si capisca a Roma, come nelle regioni, che il nostro mondo delle arti marziali, 1.800.000 praticanti, vuole lavorare. Bene. Abbiamo parlato di lavoro. Oggi non abbiamo ospiti in studio, ma questo non vuol dire che non ci siamo preparati. Anzi, oggi abbiamo due professori, addirittura. Non ci devono fare non c'è il compito in classe, altrimenti io prenderei matita blu, matita rossa, eccetera. C'è da divertirsi. Dico bene? Certo. Lia, ecco. Ma abbiamo due professori. Il primo, professore Giovanni Gordiani, che ben conoscete, eccolo che è, ecco. che è in studio. Eravamo già tutti preoccupati perché non avevamo il filo diretto, ma vivendo in montagna, beato lui, no? Chiaramente aspettava che l'Aquila gli portasse il telefono, quindi lo abbiamo con noi e attacchiamo subito il discorso importante, perché il presidente di Lezia, voi ormai sapete tutti cos'è Lezia, quindi per un attimo faccio finta che non ci sia bisogno. Ci parlerà delle linee guida del Covid in Europa, perché noi siamo europei, tutti i giorni immancabilmente c'è un martellamento sui numeri, diamo i numeri tutti, ma come si comportano all'estero? Fanno come noi? Bene, caro professor Giovanni Gordiani, a te la parola subito, sarei chiaramente, io mi auguro che Lia e Luciano Rocca ti facciano delle domande birichine, no? Del tipo come vanno le cose a scuola per i tuoi figli, no? Eccetera, eccetera, come ti trovi quando devi lavorare con Bruxelles, cose di questo tipo. Quindi a te la parola e dacci una giusta dimensione di cosa passa il convento in Europa. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito e per diciamo, questo scambio di idee e soprattutto io direi di focalizzazione di una situazione difficile e soprattutto per provare a chiarire fra di noi qual è la situazione generale e le difficoltà che le nostre palestre stanno affrontando. Partirei dalla cosa più triste, direi. La cosa più triste è che in Italia la situazione non solo è difficile per le palestre, perché era già difficile, ma erano ripartite rispettando le regole. Questa è la cosa più importante. Le palestre erano ripartite rispettando le regole, hanno lavorato con grande attenzione a tutti i protocolli che erano stati dettati, e nonostante questo rispetto, da un giorno a un altro così sono state chiuse. Questo è una cosa triste, è una mancanza di rispetto verso chi lavora e chi lavora bene, chi ha provato con spese e investimenti a far funzionare le cose, perché e questo era dimostrato dal fatto che tantissime realtà che erano state controllate non avevano ricevuto sanzioni, soldi, controlli di NAS in tante palestre che sono andati a buon fine, cioè che le palestre rispettavano. E nonostante questo, nonostante non si sia individuato hotspot nelle palestre, quasi come capro espiatorio sono state chiuse, senza pensare alla funzione sociale, alla funzione educativa, alla funzione di rafforzamento di tutto ciò che è la salute, le misure, la parte immunitaria. Questo non è un buon segnale, perché noi lavoriamo prima cosa per la salute, per la cultura, per il rispetto dell'ambiente, per il rispetto di tutto ciò che ci sta intorno. E soprattutto la situazione è ancor più triste, voglio usare questa parola, triste, quando uno legge un DPCM che è complicato da capire, a volte contraddittorio, con un linguaggio giuridico-sportivo che
che non esiste. Addirittura si coniano dei termini che non si trovano nell'ordinamento sportivo nazionale. Si mescola il dilettantistico con l'amatoriale. Insomma, è davvero una struttura di decreto degna di Azzeccagarbugli. Quindi questo fa perdere fiducia ai nostri associati, alle nostre palestre, che tanto si sono impegnati con noi nel Be Active at Home, nell'indoor, nell'outdoor. Che risposta può venire dall'Europa su questo? Una risposta, diciamo, in primo luogo di raccomandare perché l'Unione Europea non ha competenze, le competenze sono degli Stati membri, quindi a livello europeo si può solo stimolare gli Stati membri ad operare secondo delle linee guida. L'Unione Europea ha deciso che le linee guida per poter operare bene sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quello che io ho già detto in questa sede, in altre sedi, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Covid applicato agli eventi sportivi e alle attività sportive sono molto chiare. Ci sono delle analisi di rischio che se ben fatto, danno buoni risultati, e di fatto tutte queste sono state adottate dalle nostre palestre, perché non ci risulta che ci siano stati casi di hotspot in palestre, mentre fuori dalle palestre sì, ce ne sono stati di casi e di hotspot. Non ce ne sono stati nelle palestre, non ce ne sono stati nei teatri. Pare ci sia stato un caso nei teatri, e anche i teatri sono stati chiusi. Eh, Scusa, scusa quindi professore, se ti tolgo la parola è un attimo, incomprensibile, prego. volevo chiedere alla nostra Lia Salvetti, lei che è presidente della Bushido Palestre, cos'è costata l'operazione sanificazione del dojo, eccetera, eccetera, no? E che poi quando avete sanificato tutto, che eravate tutti a posto, cosa hanno detto? Chiudiamo, Chiudiamo. giusto? Allora, no, a me non piace parlare di cifre, non mi sembra corretto condividere, però chi è nel settore sa benissimo che abbiamo investito tanto, quindi tutti hanno investito in questa situazione particolare. Se ci viene detto dovete fare, noi privati lo facciamo. Quindi lacrime e sangue. Sempre. Ecco. E il lavoro è veramente continuativo perché tra un corso e l'altro è sempre in atto la sanificazione degli spazi, degli attrezzi, di tutto quello che viene utilizzato. Quindi tutti siamo stati molto molto Quindi attenti. Ci pronti, hanno ma fermato bene. nuovamente. Bene. Allora, professore, è Sì, scappato? Abbiamo perso il mi professor confermo Gianni? quello che ho detto, No, diciamo andiamo più a da più. Gordiani. Bene. Allora, scusa se ti ho tolto prima la parola. Ma tra Mascagni e Gordiani, oggi li abbiamo tutti e due. Quindi, prego. Facciamo la rima, Gordiani Ascani, facciamo la rima. No, mi fa piacere, io l'ho espresso, diciamo, più dal punto di vista teorico. Il presidente Lia ha confermato un po' quello che io stavo dicendo in maniera teorica. Gli investimenti sono stati fatti, le linee guida sono state seguite. Il 18 di ottobre è stato detto: ah, vi diamo una settimana per quelli che non sono in regola. Tutti, a mia conoscenza, tutte le palestre, e ne conosciamo davvero tante, si sono messe in regola, e nonostante questo sono state chiuse. Questo è ingiustificato. E io voglio dire una cosa sulla parola giustificare. Quando ero tirocinante alla Commissione europea e imparavo a scrivere le leggi, le prime cose che il mio tutor dell'epoca mi diceva: la prima cosa ci deve essere nella prima pagina ci deve essere l'exposé des motifs, l'esposizione dei motivi, la giustificazione di qualsiasi atto legislativo, che sia un decreto, una direttiva europea, ci deve essere l'exposé des motifs. Qua invece è stata data una soluzione senza dare le motivazioni e dare la giustificazione. Questo è una cosa inaccettabile, lo dico da cittadino prima che da giurista. Tutti
Quando si fa qualcosa mi devi spiegare il perché, sono cittadino e voglio sapere perché. Ma qua, siccome mancavano i dati, non poteva dare il perché, si doveva trovare una buona scusa per fare un contentino di qua o di là, o non so sulla base di che opinione di esperto. Quindi seguite, direi, a quegli esperti che ci sono a Roma, dovrebbero minimo seguire i manuali e le buone pratiche per la redazione della legislazione. Al primo punto mi dici perché lo fai, che motivi ci sono, e invece no, questo non è stato fatto. Quindi grande frustrazione per chi aveva lavorato bene e soprattutto aveva lavorato in sicurezza per assicurare la salute dei praticanti, degli utenti, degli atleti e di tutti quelli che fanno sport di base. Sono il 99%. Quando abbiamo iniziato le politiche europee dello sport, il mio vecchio capo mi diceva: bisogna pensare al 99% che fa lo sport di base, non all'1% che fa lo sport di elite. Invece, ancora in questo decreto, si pensa all'1% che fa competizioni nazionali e internazionali, e non al 99% ai quali non è permesso di praticare lo sport in libertà sulla base di un diritto che ormai è un diritto Acquisito. acquisito e sancito dal Consiglio d'Europa nel 1955, ribadito dal trattato dell'articolo 165. Questo è il diritto allo sport, vuol dire diritto alla salute, vuol dire prevenzione. Prevenzione vuol dire essere forti e prendere meno malattie. È questo che non arrivo a capire. La cultura, lo sport, è prevenzione sulla salute, è prevenzione sul sociale, è inclusione sociale, è tutto. E tutti quelli che ci lavorano, e sono tanti e ne conosciamo tanti, ci lavorano bene, con attenzione, non hanno esitato a investire. Non so se è 1.000, 10.000 o 100.000 che è stato investito nelle palestre, anche se fossero 100 euro. Ci vuole rispetto per questi 100 euro che sono investiti, perché Come sono dicevo investiti prima, bene, caro Luciano, soprattutto dicevo prima che le investiti in educazione. palestre, giusto, il nostro settore vuole una cosa sola, lavoro. Tu cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo con te, Sciché, e col professor Gordiani. Io mi pongo una domanda e me la sento porre dai miei istruttori. La domanda è questa: si dice che il nostro governo, i nostri governanti, cerchino di tutelare la nostra salute. Questi governanti che hanno le lobby del tabacco in mano, quei governanti che hanno l'alcol in mano, quei governanti che hanno in mano il gioco d'azzardo, dicono e parlano di salute con noi, che cerchiamo di tutelare la salute nostra e dei nostri iscritti. Che ti devo dire, Sciché? La risposta sembra scritta tra le righe, sembra che l'economia, che ci sia un gioco economico alla base di tutto questo, per far sì che noi, con la paura della malattia, facciamo girare l'economia come pochi vogliono. Le loro incompetenze sono ribaltate addosso a noi, che, come diceva il professore, abbiamo avuto 200 controlli da parte dei NAS, zero palestre non in ordine con. E quindi, Ma ragazzi, forse l'errore è lì. Si aspettavano 200 società che non avevano sanificato e una, e allora forse ci tenevano aperte. Beh, abbiamo sì. sbagliato tutto. Abbiamo paura di una. Caro professor Gordiani, scusa se ogni tanto ti interrompiamo, ma dobbiamo anche dare voce, come No, si dice, ai infatti, nostri no, mecenati. mi fa La rabbia, piacere l'amarezza, fare. maestro, è chiaro, perché sono parte integrante di un mondo che lavora e che vuole produrre e che non vuole tenere la saracinesca chiusa. Prego. No, dicevo, l'approccio, diciamo, europeo, ma europeo per dire con una visione di ampiezza, deve essere modulare. Se esiste un hotspot, sia questo una palestra, un teatro, si isola. Questo viene fatto, per esempio, nelle palestre. Ho avuto contatto con delle palestre in Belgio, delle Fiandre, così, si sta lavorando su quello. Se c'è un hotspot, si isola.
al limite si può anche chiudere, ma se non c'è, non si chiude. Si fanno allenare i nostri ragazzi, si fanno allenare i nostri anziani, si fanno allenare, noi lavoriamo sullo sport all ages, tutte le età. E su questo, e questo perché? Perché non solo è un diritto sacrosanto per il divertimento, ma perché rafforza il sistema immunitario, rafforza la nostra salute. Se no, le linee guida europee dicono mezz'ora di attività al giorno per gli over 50, sopra 50 anni, un'ora di attività al giorno per i sotto i 50 anni. Quindi questi sono diritti che devono essere esercitati il più possibile in contesti sociali, nel rispetto del distanziamento. Tutti ormai l'abbiamo imparata a memoria le regole, e quindi le mascherine, ci mettiamo anche le mascherine, non, però fatecelo fare. E soprattutto fa rabbia vedere che i controlli ci sono stati, come era ricordato da Socherocca, i controlli ci sono stati, nonostante i controlli siano andati a buon fine, non hanno trovato niente, hanno comunque sanzionato. Questo fa perdere fiducia nell'istituzione, e soprattutto in tutti questi comitati di tecnici scientifici, che forse di tecnico scientifico di campo hanno davvero, davvero poco. Io non penso che ci siano dei Forse giochi sui temi, però posso dire un'ultima cosa: sinceramente non penso che ci siano dei giochi o dei burattinai o non so che cosa. Penso che ci sia tanta incompetenza, quello sì, e tanta incompetenza che si risolve in provvedimenti quantomeno accartocciati su se stessi, anche solo a leggerli in italiano, viene davvero, davvero male. prima di salutarti, una cosa importante, mi parlavi prima del concetto delle preferenze. In questo momento c'è un sondaggio della Swag che ci riporta che il nostro Premier ha perso nelle sue preferenze, è passato al 31% di preferenze positive e 61% di quelle negative. Cioè, quindi è chiaro che qualcosa non funziona e non è solamente da quello che vediamo nei telegiornali e così via. Qualcosa non va bene, ma sicuramente Giusto. le cose rimarranno come sono, perché Io ci sono penso delle che quando regole e giochiamo sulle regole, giusto? noi Sperando giochiamo che. sulle regole e rispettiamo le regole, però crediamo che le regole debbano essere, nel momento in cui sono costruite, debbano essere partecipate e che tutti debbano essere ascoltati. Questo manca. La regola calata dall'alto, abbiamo fatto studi sulla partecipazione e su tutto, la regola calata dall'alto non funziona. Non funziona perché non può, non è accettata, perché è distante dalla realtà dei fatti. Bene, caro, Scusa, caro mi professor sentite Gordiani, ora? No, allora mi noi ti ero ringraziamo perso per la tua molto. presenza, che è sempre una presenza importante, indispensabile, ma soprattutto per il lavoro che stai Grazie. portando avanti con Lezia per quanto riguarda il concetto delle certificazioni europee. E quindi ti auguriamo buon tampone anche a te. Ricordati, Noi ricordati, ci alle 5 c'è il famoso party in montagna, perché, Certo. eccetera, e che il Covid non arriva a pranzo, ma arriva solo a cena. Quindi sbarrare tutto perché il Covid è in movimento. Grazie ancora, Il buona Covid serata. noi comunque continuiamo, vi ringrazio ancora, continuiamo con le nostre attività Beactive, le faremo all'aria aperta, ma lotteremo per ritornare a farle al chiuso, perché abbiamo il diritto di farlo, e perché tutte le nostre palestre e accademie hanno davvero lavorato bene, davvero chapeau, come si dice in francese. E oggi bisogna usare una parola francese, perché la nostra vicina Francia deve avere solidarietà per quello che è successo e sta succedendo con questi terribili attentati. Quindi E io anche sempre. perché sei
sei docente alla Sorbonne di Parigi, quindi Sono non docente alla dimentichiamo Sorbona, questo piccolo dettaglio, insomma. un professore, un collega è stato assassinato, oggi altri sono stati assassinati e quindi la solidarietà è la prima cosa perché il rispetto e la tolleranza devono essere sempre e imprescindibili in qualunque delle nostre situazioni. Noi lo facciamo facendo il nostro sport, facendo il nostro attività be active o be active at home. E pretendiamo il rispetto perché noi tolleranza ce l'abbiamo e quindi l'espressione di solidarietà nei confronti dei nostri colleghi, dei nostri colleghi assassinati, così deve essere sempre, sempre presente. Vi ringrazio per l'ospitalità, come sempre, e a presto. Grazie a te per la partecipazione indispensabile nelle nostre trasmissioni. Grazie, buona Grazie. serata. Grazie. Ma forse sì che i nostri governanti hanno capito, frainteso, il lavarsi spesso le mani Mani con sì, no, no, lavarsene no, le sì, mani. no, ma difatti io penso che abbiano preso male le cose dette nel periodo romano in Israele. Cioè, qui c'è un piccolo dettaglio, hai detto bene, non è lavarsi le mani, ma laviamocene le mani. Intanto, tutto sommato, cosa cambia? Lo stipendio lo prendono ugualmente, giusto? Anche così come chi lavora nel parastato comunque è tranquillo, magari lavora a casa. Ecco, diciamo così, già la parola lavoro è da cancellare, no? Nel vocabolario della lingua italiana, ma come ha detto il professor Gordiani, noi stiamo le regole. Purtroppo sono gli altri che le rompono. Ecco, questo è il guaio, guaio. Bene, introduciamo la personalità del professor Franco Scani. Non è Ci il vuoi personaggio presentare? così, è qualcosa di più di un personaggio. Il professor Scani, che è il presidente della Federazione Internazionale del Cinema e del Film Sportif, è stato assessore a Milano, alla provincia di Milano, assessore allo sport, dirigente sportivo. È stato condirettore della rivista Samurai, che non dimentichiamo, ha 44 anni e 11 mesi. Non dimenticate di guardarci sul canale 231 Well Television. Noi le nostre serate vengono ribattute il sabato dalle ore 14:15 e in più ribattute anche sulla piattaforma NGC. Quindi c'è spazio per tutti? Non fraintendete, non è una chiacchierata che noi tre oggi vogliamo fare tra di noi. Aspettiamo le vostre domande. Aspettiamo che voi ci blocchiate con il telefono dicendo vorremmo sapere, non ci sta bene, perché noi siamo qui per voi, non per noi. Quindi, passiamo la parola al professor Scani. Lo abbiamo registrato il giorno prima della conferenza stampa per la presentazione del 38ª manifestazione di Milano, conferenza stampa che è andata in onda questa mattina alle ore 11, con la presenza del presidente del Comitato Olimpico Malagò, il quale. Ci vuoi presentare? Quindi quasi in anteprima della tua conferenza stampa, che non farai dal vivo come sempre, ma purtroppo in videoconferenza, la tua manifestazione, altra 38ª edizione, e chiaramente con tutti i problemi che ci sono. Prego. Bene, cominciamo a dire che questo evento si chiama Sport Movies and TV ed è la 38ª edizione di questo festival internazionale. Milano costituisce la finale mondiale di 20 festival che si organizzano nell'anno nei 5 continenti. Quest'anno i 20 festival sono stati ridotti a 12, in quanto 8 sono stati doverosamente rinviati a seguito della pandemia e della situazione che tutti conosciamo. La finale mondiale avviene a Milano da 21 anni e annuale, come sono annuali questi festival. In cosa consiste Sport Movies and TV?
Monitor TV è promosso dalla Federazione Internazionale Cinema e Television Sportif, è una federazione, un'organizzazione internazionale riconosciuta dal CONI, dal CIO, è l'unica federazione in questo settore, il settore del cinema e della televisione sportiva, e ha 123 paesi affiliati nei quali si svolgono queste attività. Qual è la finalità? La finalità è quella della promozione dei valori dello sport, dei valori olimpici in particolare, e di tutte quelle che sono gli aspetti, diciamo, positivi del mondo sportivo: l'amicizia, la fraternità, la solidarietà, la pace, e naturalmente gli aspetti sportivi veri e propri, gli aspetti agonistici, eccetera. Chiusa questa parentesi. Scusa, interrompo, professor Ascani, ma parlavi del CIO. Tu hai una carica importante al CIO. Sì, io nel CIO sono, nel Comitato Internazionale Olimpico, sono l'unico italiano che fa parte della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico, e con un pizzico di civetteria potrei dire che l'altro italiano che fece parte di questa commissione, a cui mi inchino, si chiamava Giulio Onesti. In questo festival, che noi chiamiamo Fest perché non è solo un festival, è qualcosa di più, cosa contiene? Contiene le proiezioni, contiene le mostre, contiene i convegni, le premiazioni, eccetera eccetera, e naturalmente siamo condizionati in tutto questo da quello che sta succedendo. Quindi sarà un festival, per la prima volta nella sua storia sarà un festival online. La domanda che uno si pone, dice: ma cosa avete sacrificato per farlo online? Abbiamo sacrificato le mostre, perché avevamo previsto una serie di mostre di cultura sportiva, a partire da quella di Roma 60 per arrivare a quella di Pechino 2022, che come voi sapete sono i prossimi giochi olimpici, sono quelli invernali, sono quelli che precedono Milano Cortina 2026. Bene, prima di la seconda domanda per il professor Ascani sarà una domanda relativa alla cerimonia che ogni anno viene fatta durante il festival, che è la consegna della Ghirlanda d'Onore. La Ghirlanda d'Onore è, la vedete qui, è stata data, ma cito qualche personaggio, il Papa, Pelé, Franco Cappelletti, Decimo Dan per la IGF di Judo, al sottoscritto, che forse è immeritato. Ma come diceva Napoleone a Milano il 25 maggio del 1805, non Dio me l'ha data, guai chi me la tocca, ma Ascani me l'ha data e guai chi me la tocca. Quindi ecco la Ghirlanda d'Onore. La parola di nuovo a Franco Ascani, grazie. Hai parlato delle mostre, eccetera. Due parole sulla Ghirlanda d'Onore, che è una cosa molto importante che tu ogni anno dai a pochi privilegiati, di cui abbiamo avuto, mi sembra, anche il Papa, giusto? Sì. Nonché. Sì, la Ghirlanda d'Onore è il massimo riconoscimento della federazione, attraverso la quale si entra poi nel Hall of Fame della federazione stessa. Ci sono dei nomi prestigiosi, a partire dal Papa, che è l'unico al quale la Ghirlanda d'Onore è stata portata fisicamente, mentre tutti gli altri sono venuti personalmente a Milano. Gli altri si chiamano Pelé, si chiamano Robert Redford, si chiamano Leni Riefenstahl, si chiamano Bud Spencer, si chiamano i calciatori più famosi, e possiamo andare avanti e fare un lungo elenco. E c'è anche qui presente Gian Spartaco Bertoletti, che è stato insignito 2 anni or sono di questo prestigioso riconoscimento come il maestro Cappelletti. Questo riconoscimento è un riconoscimento all'attività di chi porta avanti i valori, la diffusione dei valori dello sport, attraverso un impegno quotidiano. Noi non possiamo dimenticare quello che sta succedendo in queste ore, perché soprattutto
per quello che è il mondo della cultura e il mondo dello sport. Il mondo dello sport viene penalizzato e qui la discussione potrebbe aprirsi a perché alcune discipline, altre no, perché lo sport professionistico sì e il resto del mondo, cioè tutte le altre discipline no, perché gli sport nella palestra, la piscina, eccetera, eccetera. Qui è una battaglia che bisogna combattere, perché se ci sono dei posti per ora sicuri sono i cinema, i teatri e gli impianti sportivi, perché per andare, per frequentare un impianto sportivo bisogna avere tutte le garanzie dalla misurazione della febbre alle distanze e quant'altro, e da quello che mi risulta nelle attività, dice, quelle che lo Stato chiama dilettantistiche, ma che sono tutte le attività sportive, di contagi se ne sono stati ben pochi, mentre i contagi più alti sono proprio nelle attività professionistiche. Cara Lia, cosa chiediamo al professore Scani? Purtroppo anche in questo caso non vi è la possibilità di partecipare di persona. Vabbè, ci sono 148 film, non si possono vedere. Non si possono vedere. Chiaramente tutto in streaming. Ma è proprio in streaming, è saltato lo streaming in redazione, avremmo avuto qualche piccolo problema di carattere tecnico, Caronte si è arrabbiato, ma così impara e mi ha rotto lo streaming. Comunque ci si toglie l'emozione di poter vedere insieme, in compagnia, diciamo, questi film. Tutto rimandato alla prossima tutto edizione. Rimandato. E non sarà facile. Bene, di nuovo la parola al professor Scani. Entriamo nel tema. Quanti nelle arti marziali, che è, diciamo, il nostro settore di base, quali film hai fatto portare dal mondo dei cinque continenti che parlano di arti marziali, del judo in particolare e di queste Olimpiadi di Tokyo che ci auguriamo che si possa fare nel 2021? Beh, innanzitutto adesso una domanda difficile, perché sono 141, io dovrei ricordarmi i titoli, ma quello che mi è rimasto impresso vedendo questi titoli è che ci sono una decina di film sulle arti marziali che arrivano da tutte le parti del mondo. Per esempio, uno arriva dal Kosovo, perché l'atleta femminile che ha vinto la prima medaglia d'oro ai giochi olimpici per il Kosovo è una judoka. E poi c'è un altro video che è legato al, anzi due su questa judoka sono arrivati, poi ce n'è uno sul taekwondo, ce ne sono due sul karate, ce n'è un altro di un'arte marziale di cui ho difficoltà a ricordarmi il nome, che viene dalla Cambogia, che ha un nome particolare, e poi ci sono, anche questi sono divisi in categorie, o nella fiction, oppure nei documentari, oppure nella parte sociale, o ce n'è uno sui paralimpici, c'è persino un cartone animato, curioso, divertente, è un karateka che ha fatto questo cartone animato sugli animali. Interessante, Chic, interessante la conversazione, ma non ho capito bene di quali tipi di film stiamo parlando. Tu mi sai illustrare? Allora, per quanto riguarda il discorso delle arti marziali, il professor Scani ci ha presentato alcune caratteristiche importanti. Ad esempio, il taekwondo in particolare, che va per la maggiore ultimamente, il judo, che si presenta per le Olimpiadi, hanno presentato il Kodokan dei film di grande interesse. È una rassegna incredibile, bisognerebbe essere là, sì, per sentire anche il cuore della gente che partecipa, sì. La piazza del Duomo, Piazza Mercanti, piena di gente che vuole andare a vedere il film dello sport. Sì. Ma è così. Di nuovo la penultima domanda al professor Scani, che è pronto. Quindi queste chiusure chiaramente hanno creato molti, molti patemi d'animo. Tu come vedi questa situazione dal punto di vista anche delle attività sportive nella città e nella nostra regione? Ma io intanto direi che la mia esperienza personale, professionale, che sempre sulla città di Milano, dove la mia carriera, diciamo, ho potuto ricoprire diversi incarichi, sia pubblici, sia amministrativi, sia nel mondo sportivo. Ho cominciato nel 76 con la vicepresidenza del CONI della Lombardia, sino ad arrivare appunto ad avere incarichi amministrativi pubblici. E devo dire che la preoccupazione è alta,
perché tenuto conto che poi Milano lo sport è cresciuto in questi anni, ma è cresciuta la domanda, non è cresciuta la risposta della struttura, e quindi già in questa carenza, dove bene o male gli sportivi poi si mettono d'accordo un'ora a me, un'ora a te, la palestra io comincio prima, comincio dopo, oggi questi tagli drastici, per esempio in un momento in cui sta ricominciando l'attività, in cui tutti gli impianti sportivi bene o male hanno ristrutturato, riducendo lo spogliatoio e le posizioni, il posizionamento, il distanziamento, eccetera, eccetera, oggi ci troviamo davanti a un problema del quale non vedo la soluzione, cioè non vedo perché ognuno ha il cerino acceso e lo passa all'altro. In questo momento il cerino acceso ce l'hanno il mondo della cultura e il mondo dello sport. E il mondo dello sport, se si ferma il mondo dello sport, sto parlando dei milioni di sportivi che partecipano, quante sono le palestre solo per le arti marziali? Immaginatevi i numeri che ci sono sulle arti marziali. Sono dei numeri enormi, dove dal bambino che è uscito dalla scuola materna al judoka o al karateka, che ha molte attività e molta esperienza, si trova di fatto bloccato di colpo, e non c'è l'alternativa. È inutile che ci si dica se lo fai all'aperto, ma se lo fai all'aperto puoi fare alcune cose, puoi fare il giro del quartiere, ma non puoi essere alla fine di ottobre, siamo a novembre, quindi non siamo sulla Costa Azzurra. Il mondo sportivo in questi anni, per gli anni che io l'ho frequentato, l'ho vissuto, l'ho subito, l'ho inventato, ha sempre trovato delle soluzioni, a volte miracolose. Credo che se dovessimo ribaltare il detto che, tra l'altro citato, assegnato, attribuito a De Coubertin, non è di De Coubertin ma è di un monaco dal quale De Coubertin l'aveva tratto, e lui diceva: l'importante è partecipare, non vincere. Noi adesso come sportivi dobbiamo ribaltare in questo momento tutti insieme appassionatamente: l'importante è vincere. Eccoci di nuovo in studio. L'ultima parte, come ultimo giovedì del mese, è dedicata al Jiu-Jitsu, alla World Jiu-Jitsu. E qui abbiamo degli esponenti di grande portata. Ieri sono stato all'Accademia Militare di Modena, dal generale Sganga, generale comandante, generale paracadutista, e mi ha portato fortuna, da vecchio Vasco Verde, mi ha portato fortuna perché ci è arrivata la comunicazione dai nostri legali dall'Inghilterra che abbiamo vinto il ricorso contro la decisione di cancellare il marchio UE registrato in Europa. E quindi la decisione della quinta commissione di ricorso del 13 ottobre ci permette di utilizzare per sempre il logo della World Jiu-Jitsu. Quindi chiudiamo questi anni di sciocche battaglie per un logo che è del sottoscritto, regalatomi dal professor Soke Roland Moroto da Francia. Non dimentichiamo. Complimenti, complimenti, Fiche, complimenti. Lascio l'eredità a quelli che verranno del nostro logo. Questa bandiera è del 1978, due anni dopo, quindi diciamo al terzo congresso, abbiamo fatto l'alza bandiera. Non alle parole, andiamo ai fatti. Abbiamo a Ceccia, nel Veneto, abbiamo fatto, come si dice, l'ultimo seminario prima che ci chiudessero le saracinesche in faccia. Vediamolo un attimo.
No! Caro Luciano, in parallelo cosa avete fatto domenica mentre noi eravamo nel Veneto? Esatto, mentre tu Giancarlo e Gianni stavate lavorando sul vertice veneziano, noi sul bresciano cercavamo di dare il nostro apporto, purtroppo con la lungimiranza della nostra Presidente ha detto dobbiamo fare questo corso istruttori perché mi sa che ci chiudono le palestre. Hanno chiuso, abbiamo avuto questo corso istruttori, anche noi come voi abbiamo fatto il bastone lungo, c'è Buono Catà della nostra federazione chiaramente, e insieme ai nostri istruttori, che erano pochi, spaventati dal Covid, che ti devo dire, eravamo un terzo di quelli che siamo di solito, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo rivisto i nostri ragazzi partecipare con tanta dedizione, siamo orgogliosi di quello che stiamo crescendo, i nostri ragazzi stanno dando il meglio di loro stessi, dobbiamo soltanto sperare che ci lasciano lavorare, che ci permettano di lavorare dal vivo. È quello che noi diciamo, fateci lavorare. Fateci lavorare. Presidente, dato che siamo in tema della World Jiu-Jitsu, sì. No? Questa cosina che si chiama World Jiu-Jitsu, che anche lei ha un bel 44 anni, caspita. Se va verso il suo congresso il prossimo anno, perché quest'anno Budapest purtroppo è saltato per il Covid. Quindi il prossimo anno ci avete fatto delle proposte. Certo. Raccontaci qualche cosa in anteprima. Eh sì, pensavamo di... ci è dato l'opportunità di poterlo fare a Brescia, quindi noi pensavamo al Lago di Iseo. Ci stiamo appunto informando per trovare la location giusta, corretta, perché ci sarà un'infinità di persone, quindi dobbiamo riuscire a riunire tutte queste persone nei palazzetti. Sul Lago di Iseo cosa facciamo? Facciamo la 44esima convention. 44/45, visto che quest'anno è saltata. E pensavamo dal 16 al 18 di aprile. Come mai il 16? 15 aprile? Che? Ma così! Come mai il 16 abbiamo aprile? Abbiamo giocato il numero 80 alla lotteria. Festeggeremo ma non spoileriamo niente. Quindi... Ma il congresso internazionale si fa a Brescia? Sì. Grazie. Si fa a Brescia e sarà veramente quello di importante. Penso che la storia di Brescia... Sì. È importante, ma soprattutto le sue vallate, dico bene. Sì. Sì, ecco. Quindi qui parliamo di le vallate, i Camuni, 2000 anni prima... Decisioni rupestre. Esattamente, quindi prima di Roma, eccetera. Avremo da sbizzarrirci in un certo modo. Bello. Un'altra cosa importante della World Jiu-Jitsu, che non dobbiamo dimenticare. Gli ultimi 2 anni li ho passati con gli avvocati. E non è stato un divertimento. No, immagino. Comunque è una bella soddisfazione poter ricevere la telefonata mentre ho dal generale Sganga che parlavamo di lanci con i nuovi paracaduti che avranno in dotazione alla brigata paracadutisti di Livorno e di Pisa. Ricevo la telefonata che abbiamo vinto. Che emozione. Quindi è come pensate a essere a maratona. Che dopo 42 chilometri si arriva e abbiamo vinto la battaglia a Salamina. Quindi, ecco, questo è un po' lo stesso tipo di concetto. Bravo, Cicche, bravo. Io bravo. Mi auguro che avete preso, voi che avete preso in mano la World Jiu-Jitsu per il congresso, con Giancarlo, Gianni, eccetera, eccetera, si faccia un grande lavoro. Un grande lavoro per ricordare, non solo la World Jiu-Jitsu, Robert Clark, e il sottoscritto che spero di arrivare in forma per il prossimo anno. Vogliamo ricordare, Cicche, che più tardi alle 22 ci sarà la replica di Come la luna nel pozzo. Bene. Questo lunedì lo vedremo alle 22. È stata una trasmissione molto vivace, anzi fin troppo vivace. Fin troppo vivace. Ma ci voleva dopo il grande lavoro fatto di fronte al Palazzo della Legione sul discorso delle chiusure. Siamo pronti per la chiusura? No, non ancora, perché l'altra volta siamo stati interrotti e quindi niente chiusura. Quindi, cos'altro aggiungere? Ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì. Assolutamente. Per la prossima puntata e avremo, torniamo al karate. Avremo con noi il presidente
della federazione UMAC, quindi sarà un'altra giornata importante, avremo ospiti in studio e quindi faremo del nostro meglio per portarvi in questa nostra ora una piccola parte della conoscenza delle arti marziali. Un gran grazie a tutti, buona serata, buon samurai a tutti e ricordatevi, buon tampone a tutti. Grazie, ciao. Ciao.